Il nuovo aumento di contagi che si sta registrando in Puglia negli ultimi giorni è il risultato dei contagi intrafamiliari nel fine settimana pasquale. Si osserva in tutte le province pugliesi, si ripete in quasi tutte le regioni italiane. Lo sostiene l'assessore regionale pugliese alla sanità Pierluigi Lopalco, mostrando su Facebook il grafico della curva epidemiologica che vede un nuovo rialzo. Quel dentino, sostiene Lopalco, porta l'incidenza dell'ultima settimana di valutazione a 262 casi per 100.000 e decreta un'ulteriore settimana di zona rossa per la Puglia. Dobbiamo far tesoro di questa esperienza, spiega Lopalco, il virus si controlla con i nostri comportamenti. Nel frattempo, il governatore di Puglia, Michele Emiliano, scrive al commissario Figliuolo per ottenere altri vaccini, almeno sino a quando non arriveranno i carichi previsti per mercoledì, spiega, che ho chiesto comunque di anticipare. Emiliano inoltre chiede al commissario che la ripartizione dei vaccini venga fatta in parti uguali tra le regioni. Sono 12.694 i nuovi contagi da coronavirus in Italia certificati ieri, mentre il numero di decessi giornalieri si è attestato a 251. In Puglia riscontrate nelle ultime 24 ore 1.278 nuove positività, di cui 211 nel Tarantino, mentre ieri sono state 17 le vittime in regione. Sono 351 i positivi al Covid attualmente ricoverati nei vari presidi dell'area ionica, a cui vanno aggiunti i 35 pazienti post-Covid in cura presso il nosocomio di Mottola. Nel frattempo, ieri si sono registrati 3 decessi in provincia. La Puglia è la quarta regione d'Italia per somministrazioni di vaccino anti-Covid. Ne sono state effettuate infatti 967.273 su 1.071.275 dosi consegnate, pari al 90,3%. La campagna vaccinale procede dando priorità ai cittadini con elevata fragilità, agli over 80 negli ambulatori e a domicilio e per età, a partire dai 79 anni in giù senza fragilità. Da oggi le vaccinazioni della fascia di età compresa tra i 79 e i 60 anni riprenderanno esclusivamente attraverso adesione alla campagna La Puglia ti vaccina. Non sarà invece possibile vaccinarsi a sportello a causa della esiguità delle dosi rimaste. Nuove consegne di vaccino anti-Covid sono attese per mercoledì prossimo. Per quel che riguarda la ASL di Taranto, continuano le vaccinazioni per le categorie individuate nel piano. Grande affluenza al drive-thru presso il centro commerciale all'ingresso di Taranto nei giorni di sabato e domenica, dove sono state vaccinate circa 1.100 persone. Si tratta del primo hub vaccinale nel quale è stato possibile vaccinarsi direttamente in auto. La somministrazione è avvenuta a persone di età compresa tra il 1942 e il 1952, non in situazione di fragilità. Nell'ambito del progetto Aula 3.0, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha consegnato i primi tablet alla scuola Dante. Prende forma dunque l'ambizioso piano di digitalizzazione delle scuole medie comunali varato dall'amministrazione. A noi piace mantenere le promesse, insomma, non siamo ancora usciti dalla pandemia, però volevamo essere vicini al mondo della scuola, ovviamente quella di competenza comunale, no? Quella che noi chiamavamo una volta scuola elementare, scuola media. E sapete che sul fine del 2020, dopo una serie di incontri importanti con tutti i dirigenti scolastici che fanno riferimento al patrimonio comunale, avevamo in qualche maniera concordato che avremmo consentito anche in via sperimentale a tutta la nostra scuola media, parliamo di 287 classi, un salto di qualità nella didattica digitale, perché pensiamo che quando, e spero presto, ci saremo messi alle spalle le difficoltà della pandemia, della didattica a distanza, però alcuni elementi di questa nuova fase anche della vita della scuola italiana vadano preservati e abbiano un qualche valore per i nostri ragazzi. Nasce a Taranto il gruppo Mamme e Donne contro l'inquinamento, un movimento tutto al femminile che vede le mamme del territorio impegnate nella lotta all'inquinamento industriale. Vogliamo portare in strada più gente possibile con la forza e la determinazione che ci contraddistingue, spiegano, per dimostrare allo Stato che il tempo delle attese è scaduto. La richiesta del gruppo, la chiusura definitiva delle fonti inquinanti, il reimpiego degli operai nelle operazioni di bonifica e la possibilità di riqualificare la città. Per responsabilizzare di più le mamme che comunque hanno il futuro dei loro bambini nelle mani, per responsabilizzare le donne perché possiamo essere una forza diversa, unite insieme, possiamo essere un motore.
che può andare forte, un motore che veramente spesso non ha paura di viaggiare ad alta velocità. Vedremo come andare avanti, ci modificheremo man mano in base alle persone che si avvicinano, perché non è semplice quando si è in tanti, però dei risultati probabilmente riusciremo a ottenerli. Una vittoria importante è quella ottenuta dal Taranto di Mister La Terza nella trasferta di ieri a Fasano, altri 3 punti che avvicinano i rossoblù all'obiettivo promozione. Al Vito Curlo sono proprio gli Ionici a sbloccarla con un rigore conquistato e trasformato dall'ex Corvino. I padroni di casa lottano e arrivano al pari con un super gol di Gentile, ma qualche minuto dopo il subentrante Matute riporta in vantaggio il Taranto, sigillando il match sul punteggio di 1-2. Ora uno stop che permetterà di recuperare acciaccati e infortunati. Si torna infatti in campo mercoledì 28 nella trasferta contro il Real Aversa. Sarà la Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cuneo l'avversario della Prisma Taranto nelle semifinali playoff. La formazione piemontese, grazie al successo ottenuto per 3-0 sulla Conrad Reggio Emilia al Pala UB Banca, raggiunge la squadra di coach dipinto e stacca il pass per il turno successivo. Dall'altro lato del tabellone, invece, la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia si è imposta per 2-1 nei quarti di finale playoff sull'Agnelli TPS Bergamo. I Lombardi raggiungono l'Emma Villa Soba e Siena in semifinale. La serie delle semifinali playoff tra Taranto e Cuneo si aprirà dal Palamazzola, gara 1 in programma mercoledì 21 aprile alle ore 19 in terra ionica. Gara 2 invece è fissata per domenica 25 aprile alle 18 in quel di Cuneo, gara 3 invece è prevista domenica 2 maggio alle ore 18 al Palamazzola. L'eventuale gara 4 si disputerà in Piemonte mercoledì 5 maggio, qualora invece si dovesse arrivare a gara 5, il match si disputerebbe a Taranto domenica 9 maggio. Il Cus Ionico in anella, un'altra vittoria in campionato, 2 punti che lasciano tutto invariato in vetta. Nella trasferta di Salerno contro la Virtus Arechi l'inizio non è dei migliori. I rossoblù infatti chiudono la prima metà gara in svantaggio sul 35-34. La squadra allenata da Coach Olive però rientra dall'intervallo con una grinta diversa e ribalta la sfida, ottenendo alla fine anche un cospicuo divario. Il punteggio finale è 69-81, il Cus è sempre primo a quota 34 punti e giovedì ospiterà tra le muramiche del Palafium la Luis Roma.